Siamo qui a Merano con Emanuela Laurenti, 30 anni, che vive e lavora a Merano e che in questi giorni sta esponendo una sua mostra molto bella, molto importante, una mostra che racconta una lotta molto difficile. Hai voglia di parlarcene? Ma allora, la mostra riguarda sì il mio percorso, il percorso della malattia che ho fatto. Ho chiesto a Fabrizio Giusti, che è il fotografo, se mi poteva fare qualche scatto durante la malattia, perché avevo bisogno di distaccarmi da tutto quello che stava accadendo, quindi la fotografia è stata un ottimo pretesto per prendere le cose con distanza e divertendosi anche. Quindi così è nata la mostra, un po' per gioco. Un po' un certo numero di fotografie, che sono circa una ventina, che appunto raccontano tutto il tuo percorso. Spiegaci un po' dall'inizio alla fine. Allora, le fotografie sì, sono 16 in tutto, in bianco e nero. E inizia proprio con la diagnosi, con questo tunnel, questo corridoio dell'ospedale di Bolzano in questo caso, che rappresenta un po' l'inizio di tutto questo cammino. Poi si sviluppa con i farmaci, con la lotta vera e propria e fino a una completa guarigione poi, quindi il sorriso e la luce. C'è una foto a cui tu sei particolarmente legata, che rappresenta un momento particolare, più particolare degli altri? Ma in realtà tutti. Quella forse che è più interessante o più curiosa è quella con il rasoio in mano. E lì c'è tutta una storia dietro abbastanza divertente in un certo senso, perché il taglio dei capelli è stato un momento divertente ma molto difficile nello stesso tempo. Avevo i capelli molto lunghi l'anno scorso, quindi ero appena stata la parrucchiera oltretutto, quindi mi scocciava un po' perderli, però insomma mia nipote, che allora aveva 10 anni, ha scoperto che avrei perso i capelli, l'era contenta perché: ah zia, te li taglio io, che bello, ti faccio l'acconciatura. Vabbè, io lì per lì ho detto: questa è matta. Però alla fine ho capito che bisognava prendere le cose così, con leggerezza, quindi ho deciso di farmi tagliare da lei. Il primo taglio me l'ha fatto lei, poi sono andata dal parrucchiere sotto casa a farmi un taglio corto e poi in ospedale, mentre quando vedevo proprio che cadevano le ciocche intere, ho chiesto poi a Fabrizio se poteva venire lui a rasarmi completamente, quindi lì è stata dura. Infatti immagino un percorso che deve essere stato difficilissimo, e quindi tu dici queste fotografie ti hanno aiutato forse a, non si può dire prenderla meglio, però magari a fare quel sorriso in più? Ma assolutamente sì, perché appunto la fotografia in questo caso ci ha permesso di divertirsi, perché Fabrizio mi faceva anche lui l'acconciatura con rasoio, quindi la cresta da una parte, fai dall'altra, e c'erano i miei genitori lì che ridevano come dei matti, ogni tanto l'infermiera che entrava per vedere che cosa stava succedendo, perché ci sentivano urlare tutti, quindi erano un po' stranite. E quindi la fotografia sì, soprattutto in quel momento, mi ha aiutato, ma poi sì, ci ha permesso di guardare le cose da una certa distanza, quindi non essere completamente sormontati da questo dolore, ecco. E a riguardarle adesso che il tunnel è finito e che è arrivata la luce? Non ci credo, non ci credo, infatti le guardo e dico: ma veramente ho passato tutto questo? Perché non riesco ancora a rendermi conto di quello che è successo, forse. Poi Fabrizio ha fatto anche un audiovisivo veramente molto bello. Io appena sento le prime note della musica mi metto a piangere, ancora oggi, cioè, se ci penso così c'è una grande emozione, veramente. Mi comunque adesso a pensarci, okay. Infatti, siamo tutte e due sulla stessa barca solo a sentirti parlare, quindi a me non resta che farti i complimenti per la forza, per il sorriso che hai, perché è meraviglioso, si vede che sei felice e tranquilla. E ricordiamo a chi ci sta guardando dov'è la mostra e fino a quando si può andare a vederla, perché è bellissima e merita di essere vista. La mostra è al foyer di Bolzano, al comune di Bolzano, in via Gumer 7, e nel foyer proprio, all'ingresso, e rimarrà fino al 10 di novembre esposta. Bellissimo. Con gli orari del comune poi. Io ti ringrazio, ti faccio ancora le congratulazioni per la tua forza e per questo bellissimo sorriso. Grazie mille. Grazie.